Torre in pietra il castello per eventi e cerimonie in un'atmosfera fatata a Pietra dei Fusi, Avellino, 0825 19 31 778. Manifestazione di protesta con tanto di cori e striscioni questa mattina degli studenti del liceo classico di Mirabella, supportati dai colleghi dello scientifico. Chiedono alla provincia e al comune di essere spostati al passo nelle ex elementari, accanto al plesso principale dell'Istituto Superiore Eclanum. L'attuale sede di un privato, pur sicura dal punto di vista statico, manca di alcune certificazioni. È anche ingiusto il fatto che bisogna pagare 30.000 euro annui per una struttura privata non a norma, quando c'è una scuola elementare libera adatta a fare scuola normalmente senza alcun rischio e pericolo, che tra l'altro è situata a fianco al liceo Eclanum, lo scientifico, che è la sede principale, quindi stiamo tutti insieme con gli altri ragazzi e possiamo usufruire anche noi delle loro attrezzature. E tra l'altro abbiamo fatto un calcolo che con i 30.000 euro annui che la scuola spende per il privato, in 3 anni si può ricostruire la palestra a fianco al liceo scientifico da poter utilizzare tutti insieme. Ci sono però molti genitori che non sono d'accordo, ritengono che il classico sia un'istituzione storica per Mirabella Centro e lì debba rimanere, magari cercando soluzioni alternative. Dispiace che in questo caso almeno lo sciopero sia stato sollecitato e guidato non dai ragazzi, non è un'iniziativa dei ragazzi, ma da altri, probabilmente dal preside o da qualcun altro che aveva in animo di spostare il liceo e che adesso, di fronte alla indisponibilità della struttura che il preside aveva individuato, reagisce sollecitando questo tipo di manifestazioni, insomma. Anche perché io so che i ragazzi che oggi parteciperanno a questo sciopero cosiddetto, a questa manifestazione, a questa protesta, saranno giustificati per quanto riguarda l'assenza. Non lo so per quale motivo si possa consentire una cosa del genere. Dopo la manifestazione davanti alla sede del liceo classico, gli studenti in corteo si sono recati in municipio per chiedere al sindaco la disponibilità dei locali della scuola elementare e quindi il supporto dell'amministrazione. Il primo cittadino, Francesco Antonio Capone, ha precisato che ogni competenza resta alla provincia, ma nel caso venga chiesto il supporto del comune non si tirerà indietro. Ha anche però fatto capire che sulla scuola elementare del Passo ci sono altri progetti legati al parco archeologico di Eclanum.